Benvenuti a tutti voi. Oggi ci troviamo presso il centro ottico Fusetti, un negozio che da 50 anni ha segnato la vita del Saronnese, perché appunto dal 1963 questo negozio è aperto al servizio della città di Saronno. E oggi abbiamo il piacere e direi anche l'onore di incontrare e di avere qui con noi il signor Alfredo Fusetti, che è il titolare del negozio e che da 50 anni, con grande passione, con grande amore, ha dedicato la sua vita alla fotografia e alla città di Saronno. Buongiorno, signor Fusetti. Buongiorno a lei. La prima domanda è d'obbligo. Quando ha sentito la vocazione di fare il fotografo? Perché io chiamo questa sua missione una vocazione. Allora, a 14 anni mi ricordo questo particolare. Mio papà era sacrestano in santuario e stavamo pulendo il santuario, e da loro si utilizzava la segatura e la scopa a mano, e io dovevo iscrivermi alla ragioneria dopo aver fatto le tre medie, ma era una cosa, siccome a me non piaceva studiare, e ho deciso lì in chiesa con lui davanti, ho detto io vado a fare fotografia, dopo aver letto che esisteva una scuola professionale Cesare Correnti a Milano con varie professioni. E devo dire che mio padre mi ha guardato in maniera un po' cattiva e probabilmente mi ha dato anche uno sberlone, ma comunque io l'ho avuta vinta e sono andato a fare questa scuola di fotografia a Milano. Per cui praticamente a 14 anni, 42, 52, 56, nel 1956 io ho cominciato a fare scuola di fotografia. Bene, lei ci ha già detto che suo padre era il sacrestano del santuario di Saronno. Dunque, quanto ha influito la città di Saronno nel suo percorso da fotografo? Ma oserei dire che probabilmente erano il primo ragazzo di Saronese che affrontava una scuola di fotografia. E questa cosa mi sembrava abbastanza interessante, oltretutto perché era una scuola di fotografia. Erano le prime scuole di fotografia e non si faceva solo cultura dell'immagine, ma bensì allora c'era anche cultura della chimica fotografica, che era una cosa molto impegnativa. E questa cosa mi ha abbastanza preso, per cui oserei dire che poi mi sono praticamente interessato anche alla vita che si svolgeva a Saronno e piano piano fotografandola con i miei amici della scuola di fotografia. Si dice che una foto parla più di 1.000 parole. Lei cosa ne pensa di questa affermazione? Ma io oserei dire che è un po' una fantasia. È un po' una fantasia e come è un po' una fantasia il problema della fotogenia. È una fantasia e lo dimostra una mostra che attualmente c'è a Milano, alla Sozzani, Press World, dove praticamente tutte le fotografie esposte hanno delle didascalie che ci conducono a capire maggiormente che cosa ha fatto il fotografo. Per cui non è solo l'immagine che sostiene il perché, che sostiene lo scopo di questa immagine, ma è anche la didascalia a cui uno va a leggere che ne dà una motivazione più plausibile. Faccio un'ipotesi, un esempio semplicissimo. C'è una fotografia stampata completamente su toni molto chiari di una ragazza che è albina. La fotografia vista così in se stesso sembra solo ed esclusivamente un esercizio da parte del fotografo che ha fatto una foto dove dice: guarda come sono bravo a fare questa fotografia, tono su tono, tutte queste cose. Se invece poi si va a leggere
quello che il fotografo ha scritto sotto, e da allora si capisce la motivazione del perché ha fatto questa foto. Per cui un'albina che ha problemi di visione, che a cui dà fastidio enormemente la luce, lui ha creato, e ha gli occhi molto chiari ed è tutta chiara di pelle, ha creato questa fotografia completamente su tono alto, completamente chiara. Ecco una motivazione, ecco una foto dove la fotografia non parla da sola, ma ha bisogno di qualche cosa. E io penso che tutte le fotografie abbiano bisogno di qualche cosa in cui il fotografo spiega che cosa ha fatto e magari anche dove l'ha fatta. Le uniche cose in cui non si devono mai dire è: ho fotografato la tristezza, perché non si fotografa la tristezza, ma si fotografano persone tristi, il che è una cosa molto diversa. Se lei avesse la possibilità, che cosa o chi le piacerebbe fotografare? Ma a Saronno noi abbiamo fatto 20 stage fotografici. In questi 20 stage fotografici abbiamo invitato di tutti. Abbiamo invitato anche persone del Sarronese a farsi fare dei ritratti, così come erano, e hanno avuto molto successo. Mi piacerebbe fotografare delle cose che probabilmente è praticamente impossibile. Mi piacerebbe fotografare tutte le persone che hanno degli handicap, tutte le persone che fisicamente sono brutte, tutte le persone che dentro di sé si nascondono perché il loro fisico non è altrettanto bello. Però mi piacerebbe portare avanti una mostra del genere, una mostra dove dice, e dove vorrei dire anche, esisto anch'io. Quando scatta una fotografia, segue l'istinto o la pianifica? Dunque, solitamente nelle fotografie in cui io devo descrivere delle situazioni in cui ho vissuto all'estero, cose del genere, per cui del reportage pianifico le cose. Però teniamo sempre presente che, malgrado il fotografo possa pianificare qualsiasi tipo di lavoro, anche la committenza ci fa pianificare uno scatto fatto in sala di posa, esiste sempre poi il momento del click, cioè quando io schiaccio. Quel momento lì io penso che dentro, in questo movimento del dito sull'otturatore, ci sia sempre un attimo di emozione, che poi io possa ritrovarla nella mia fotografia, che poi io possa trasmettere questa emozione attraverso la mia fotografia, è tutto un dire. Però probabilmente tante volte ci si riesce a farlo. Non ritocca mai le sue foto? Assolutissimamente no. Cioè, che cosa vuol dire ritoccare una fotografia? Oggi col ritratto, cioè con la fotografia digitale, si possono fare tantissime cose. Si possono, oserei dire, modificare completamente le fotografie, però l'etica professionale di un fotografo non è quella di modificare completamente le fotografie, ma semmai di aggiungere quei piccoli ritocchi, quelle piccole modifiche che poi non erano nient'altro che l'abilità che io avevo un po' di tempo fa nello stampare in camera oscura, sia che essa sia colore, sia che essa sia in bianco e nero, per cui protezioni, mascherature, carte ad alto contrasto, a minor contrasto, erano tutte cose che si potevano fare in camera oscura, che oggi è molto più semplice farle attraverso Photoshop, per cui ben vengano le fotografie che hanno un piccolo intervento. Non vengano mai le fotografie dove per caso di un carro armato io ne faccio vedere tre, se ce n'era uno solo, che ne rimanga uno solo, ecco. Preferisce l'analogico o il digitale? Ma attualmente l'analogico è praticamente in disuso. Io utilizzo il digitale, però sono ancora rimasto legato alle mie vecchie Hasselblad o alle mie vecchie Rolly. C'è una cosa, che quando io vado in giro a Milano a fare fotoreportage con una Rolly 6x6, ti guardano tutti, perché probabilmente è un cimelio, perché probabilmente tanti vorrebbero averla, ma non possono più averla. Per cui
poi il risultato è perfettamente identico, non cambia niente, perché se fai del reportage è valido sia l'analogico che il digitale, senza nessun problema. Il digitale però per noi è molto utile, soprattutto adesso, perché ci permette di scattare fotografie professionali e di realizzarle in maniera molto ma molto più semplice. Faccio un esempio: prima per fare uno scatto dell'amaretto di Saronno, cioè dalla bottiglia da cui usciva questo amaretto, impiegavo magari 5, 6, 7 giorni. Adesso invece faccio 5, 6 scatti, uno diverso dall'altro, e poi le assemblo dentro in fase di post-produzione. Per cui praticamente è molto ma molto più semplice realizzare fotografie, soprattutto per la committenza. Guardando un po' il suo sito, ho visto che alcune foto sono in bianco e nero e alcune foto sono a colori. Come mai alcune foto stanno bene in bianco e nero? Come mai per alcune foto ho scelto il bianco e nero? Ma allora, la realtà è a colori, per cui noi vediamo e abbiamo sempre visto a colori. Il fatto di arrivare a fare del bianco e nero diventa un'interpretazione personale. Cioè io cerco di esprimere qualche cosa di diverso, di dare delle sensazioni diverse da quello che dà il colore. Teniamo presente che molte volte la fotografia in bianco e nero colpisce un po' di più l'animo di colui che la vede. Però non so se questo è una verità interiore di ogni singolo fruitore dell'immagine o seppure è perché non vedono più fotografie in bianco e nero e di conseguenza si innamorano, danno... Mi sembra di vedere la fotografia della nonna, ecco, per cui dicono sempre ma che belle fotografie, le fotografie di una volta. Non è che siano belle solo quelle, sono belle anche quelle di adesso. Probabilmente che quelle non le hanno mai viste. Probabilmente quanti ragazzi hanno visto delle fotografie scattate in un cortile qualsiasi con una macchina che metteva il grano vecchio stile. Ma nessuno più lo vede, no? Perché oggi il grano si raccoglie e si impacchetta subito. Ecco. Mentre invece vedendo una fotografia così dicono io non l'ho mai vista e sono preso da qualche cosa. Però ad esempio un fiore, io ritengo che un fiore sia solo bello a colori, perché se non colgo il colore di questo fiore, il colore di una rosa, in bianco e nero non penso che possa esistere. Quale suggerimento darebbe per una fotografia informale, per un matrimonio oppure per una festa di famiglia? Che suggerimento darebbe? Ma cioè l'informale deve essere informale già la cerimonia, deve essere informale già lo sposo, la sposa, deve essere già informale la fotografia di ritratto della famiglia. Però ad esempio, mentre all'estero la fotografia di ritratto familiare è utilizzata, cioè molte famiglie mandano gli auguri di Natale, di Pasqua o delle vacanze facendo vedere la fotografia della propria famiglia e la mandano agli amici. In Italia questo non succede. Non succede perché non abbiamo questa abitudine. E la fotografia informale deve essere proprio fatta, oltre che dal fotografo che esegue dei servizi informali, per cui esegue la fotografia giornalistica, la piglia così com'è, deve anche trovare dei soggetti che vivono questo momento, per cui deve trovare dei soggetti che ad esempio, faccio un esempio banale, se alla sposa viene da piangere in chiesa, ma che pianga in chiesa, ma che pianga di rotto e che se ne freghi di tutto e che il fotografo scatti le fotografie in quel momento lì. Poi magari la sposa dirà non le voglio perché piango, ma accidenti, lui ha fatto una cosa importante invece. Ecco, dobbiamo uscire da un certo tipo di schemi, ma tanti fotografi sono usciti da questi schemi, ma pochi soggetti escono da questi schemi. Ci può raccontare qualche episodio curioso legato alla sua esperienza professionale, alla sua lunga esperienza professionale? Ma gli episodi sono tantissimi. Cioè, in questo momento proprio me ne vengono molto, molto, molto pochi. E faccio mentre invece, ad esempio, delle battute che ho avuto da parte di persone. Cioè, come ad esempio...
Le mie fotografie sono risultate mosse perché lei le ha mosse troppo nello sviluppo. Allora, se voi pensate che praticamente nello sviluppo le fotografie non sono mai ferme ma si muovono nei bagni, questo fa venire a sorridere. Oppure mi sviluppa questo rotolo e dentro nella macchina fotografica non c'è dentro niente, non ha fatto nessun tipo di fotografia e nemmeno ha caricato la macchina fotografica. Oppure posso trovare delle, diciamo così, delle situazioni abbastanza, non dico ridicole, ma anche un po' tristi, come ad esempio in un certo tipo di matrimonio fatte a porte chiuse, dove la mamma o il papà dello sposo dicevano vieni via da lì, non sposarti con quelli lì. Cioè sono cose che possono comunque succedere a tutti i fotografi e magari ti lasciano alcuni tristi, alcuni invece ti fanno sorridere, ecco. Qual è il servizio fotografico che le è rimasto di più nel cuore? Oserei dire quando finalmente ho trovato la sensibilità, molti anni fa, forse nel 68 o nel 70, di portare avanti le fotografie scattate nel cosiddetto laboratorio protetto di Saronno, dove i ragazzi con gli handicap svolgevano dei piccoli lavori, dove io ho documentato questi ragazzi nella maniera più semplice di questo mondo, in bianco e nero, ma non solo, anche contro le barriere architettoniche. Nello stesso anno io ho affrontato l'entrata delle banche, l'entrata dei negozi con delle carrozzine e ho portato avanti questa cosa facendo anche delle mostre. Queste sono cose che così ti prendono, ti lasciano dei ricordi interessanti. Qual è stato il servizio fotografico più difficile? Ma oserei dire che non esiste difficoltà di lavori fotografici, esistono probabilmente nel campo industriale, ecco, campo industriale dove quando tu ti trovi magari ad avere delle difficoltà logistiche, per cui delle difficoltà anche di esecuzione fotografica, per cui tu devi cominciare a mettere e magari 20.000, 30.000, 40.000 watt di luce e poi devi lavorare di notte, ecco, però queste cose oggi non esistono più perché col digitale è decisamente tutto superato. Qual è stato il servizio fotografico in cui si è divertito di più? Ma senz'altro sono durante gli stage, durante i 20 anni di stage che abbiamo fatto qua al Teatro di Saronno, per cui di anno in anno abbiamo sempre inventato qualche cosa e ci sono stati degli stage divertentissimi in cui noi abbiamo invitato dei giocolieri, abbiamo invitato dei clown, oppure abbiamo vestito personaggi come ad esempio in occasione del 500° anno del santuario abbiamo vestito dei personaggi molto caratterizzanti con dei vestiti veri del 500, ci è costato un occhio della testa, però l'abbiamo fatto ed è stato veramente un divertimento vedere c'erano circa un'80ina di fotografi venuti da tutta l'Altitalia che proprio si divertivano, ma non solo, il divertimento che cos'era? Erano le battute che questi personaggi facevano così immedesimandosi dentro nel loro personaggio. Un esempio, un signore con la barba vestito da frate. E questo frate, questo signore, si trovava nel cortile del santuario. A un certo momento arriva un pellegrinaggio di persone anziane a visitare il santuario. E questo personaggio era lì con in mano questo crocifisso e teoricamente faceva finta di dialogare con
con gli altri personaggi del Cinquecento. A un certo momento si avvicinano due signore e le dicono: scusi padre, mi può confessare? E lui gli dice tranquillamente: guardi signora, lei vada, tutti i suoi peccati le sono rimessi, non si preoccupi, ne faccia altrettanti, che poi vedrà che non succederà niente, perché io non sono un frate, ma sono semplicemente un personaggio che sta così vivendo un momentino di stress fotografico. Come potete vedere, il signor Fusetti ha davvero segnato la vita della città di Saronno. Quando rivede i suoi scatti, i suoi vecchi scatti, a cosa pensa? Niente, rivivo attraverso i miei scatti un pochino della mia vita, di quello che ho fatto, della vita che ho passato girando un po' il mondo, della vita che ho passato in camera oscura, delle ansie e delle gioie che questo benedetto lavoro di fotografo mi ha dato e che spero continuerà a darmi, perché per me non è solo un lavoro, ma è un grandissimo, 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 grandissimo divertimento, fino al punto tale che io esco alla sera alle 7:30 da qui, rientro alle 8:30 e fino alle 10, 10:30 sto a guardare le mie foto e a sistemarmi le mie mostre. Nella sua carriera professionale ha avuto qualche sconfitta o delusione, oppure ha sempre avuto soltanto benefici, quindi ringraziamenti? Ma diciamo, chi non ha avuto sconfitte o delusioni? Tutti li hanno avuti. Il problema è non ritenere una cosa normale una sconfitta, non ritenere una cosa normale una tragedia. Le cose sono positive e negative, come positiva e negativa tutta la vita. L'importante è trarre da queste cose negative un insegnamento, perché io sono dell'idea che se faccio una cosa giusta, una cosa bella, è una cosa normale, per cui la ritengo o la riteniamo una cosa normale. Se faccio una cosa sbagliata, ecco che capisco che ho sbagliato qualche cosa, o qualcuno mi fa capire di aver sbagliato qualche cosa. Ed è lì che io imparo. Si impara molto poco dalle cose giuste, si impara dagli errori. A scuola non si impara dagli 8, ma si impara dai 5, quando io capisco che ho preso 5 perché ho sbagliato questa cosa. Che cosa ci può dire della fotografia scattata alla Sacra Sindone? Una fotografia che è piena di misteri. Cosa ci può dire? Cosa ci può raccontare? Ma io devo dire che verso questo tipo di fotografia, verso questo tipo di documentazione, io non credo molto, cioè che cosa vuol dire? Non sono convinto di tutto ciò che ci sta attorno. Sono convinto che questo tipo di icona, questo tipo di cosa sia venerabile da parte di cui qualsiasi persona ci crede, per cui è un atto di fede, come è un atto di fede il dire un Padre Nostro. Per cui che la fotografia poi si sia messa in mezzo per fotografare, per fare, per disfare, per aiutare la scienza verso uno studio, verso un darsi un perché, può essere una cosa positiva, ma personalmente non è che mi prenda molto. Non è che io creda alla Sacra Sindone semplicemente perché o è stata fotografata, o è stata esposta. Io personalmente, pur essendo una persona credente, credo poco a tanti miracoli. Io penso che il miracolo più bello sia quello in cui uno ritrova la fede, ecco, questo sì. Poi di guarigioni miracolose, anche diciamo a Lourdes, ne esistono molto poche, dove la scienza per ora non ha ancora dato un perché. Non si sa mai, però l'atto di fede è comunque una cosa personale. Ecco perché la fotografia della Sacra Sindone mi lascia abbastanza perplesso. Qual è stato il personaggio più famoso che ha fotografato? Ma
al di là di persone, non lo so, tipo attori, bramieri, tipo Giorgio Gaber, tutte persone che nell'arco degli anni, quando io ero giovane, mi chiamavano certi teatri o cose del genere a fare fotografie. Oppure quando io fotografavo e facevo fotografie di sport, tipo Herrera, Angelillo, Liscon, giocatori dell'Inter, oppure Nordahl, cose così, dove praticamente si andava, quando facevano gli allenamenti, si facevano queste fotografie. Oppure quando lavorando a Busto fotografai la Longarini, che era, oserei dire, la più grande fotomodella degli anni 60, ecco così. Per cui, però non è che mi abbiano dato molto, nel senso di dire, non è che mi abbiano trasmesso tante cose umane. Probabilmente mi hanno trasmesso più cose umane alla persona normale che la zingara, che ad esempio io ho provato a fare un servizio sugli zingari, fotografandoli in sala di posa e tenendomi lì una zingara per circa 2 ore. Ecco, che a quel punto lì probabilmente mi ha dato più umanità questa zingara che questi personaggi. Che consiglio si sente di dare ad un ragazzo che vuole iniziare la carriera di fotografo professionista? Ma io nell'arco della mia vita ho fatto corsi di fotografia a giovani fino in Toscana, per cui praticamente quasi tutti gli anni io avevo due, tre, quattro corsi di fotografia che andavo a fare nei circoli fotografici italiani o che pure facevo nelle scuole. Che cosa devo dire a un ragazzo giovane? Se ha la volontà di fare questa cosa, lo faccia. Faccia una scuola, perché oggi come oggi esistono delle scuole veramente professionali dove si imparano, ma non solo, dove si ha contatto con dei professionisti molto, ma molto più avanti di me a livello di, oserei dire, linguaggio fotografico. Per cui teniamo presente che il linguaggio dell'immagine è molto vario. Deve frequentare queste scuole con passione, non deve fermarsi davanti a nulla. Quando avrà finito poi la sua scuola, dovrà avere la forza, sostenuta anche dalla famiglia, perché chiaramente queste scuole costano, non è che siano gratuite, no? Sostenuta, dovrà avere la forza magari di dedicare del tempo con un professionista per continuare poi a mettere in pratica quello che ha imparato a scuola. Vuole aggiungere qualcosa a tutto quello che ci siamo detti oggi su come è cambiato Saronno in questi 50 anni, magari? Ma io direi che Saronno ha avuto una grandissima evoluzione e vorrei ringraziare una persona che purtroppo non c'è più, come il fotografo Galli, il quale diciamo, col suo terrore della persona, ma con tanto amore è riuscito a fotografare la vita sarronese. A fotografarla proprio nei minimi particolari, cosa che io purtroppo preso dal lavoro non ho potuto fare, però io mi ricordo che con lui ho passato tante, tante giornate, soprattutto negli ultimi 10-15 anni in cui lui è rimasto in vita, a parlare di fotografia, a parlare di cose sulla vita di Saronno. Sarebbe interessante riuscire a realizzare delle cose su Saronno. Faccio un esempio. Una fotografia dove abbia il titolo Saronno Verde, il verde a Saronno, ecco. E presentarlo anche in una maniera grafica completamente diversa. Non la solita fotografia scattata nel parco o cose del genere, ma dove con un aspetto, oserei dire grafico, dove nella composizione dell'immagine, per cui quando io vado a comporre questi contorni che ho fotografato su un pezzo di carta, si è messo in risalto questo verde. Butto un esempio magari anche banale, dove tutto il resto è bianco e nero, escluso
le piante che rimangano verdi, oppure innalzare le piante ed abbassare il contesto che c'è intorno alle piante, per far capire che poi alla fine di tutto Saronno si sarà urbanizzata molto, ma che però parte del verde esiste, ma non solo, ma che anche l'attuale giunta comunale, penso, e non sto leccando nessuno, lo sottolineo, penso che porti avanti questo tipo di situazione. Allora, per concludere questa intervista, mi permetto di farvi vedere alcune immagini inerenti a dei miei lavori eseguiti, che non sono proprio dei lavori professionali, ma sono dei lavori, diciamo, di divertimento. Divertimento in cui io ho incontrato delle situazioni abbastanza interessanti. Ad esempio, potrebbe essere la documentazione di un funerale fatto in Romania, dove, dopo essermi presentato con uno scritto in inglese al prete, sono stato accolto come se fossi un fratello, perché mi è stato dato del pane, sono stato invitato a proprio fare tutta una documentazione importante su questo tipo di cerimonia, che è completamente diversa dalla nostra. Poi un'altra serie di immagini importanti sono quelle in cui io ho scattato Roma. Roma fatte tutte in bianco e nero con una vecchia Rolli, dove io, girando per Roma per 2 o 3 giorni, ho rubato delle immagini che mi sembrano abbastanza interessanti. Oppure fotografie sulla Turchia, un'altra serie di fotografie dove ho incontrato personaggi tipo un poeta, tipo una donna qualsiasi di strada, dove ho fotografato dei paesaggi abbastanza importanti, oppure fotografie scattate comunque sempre in Romania, ma delle persone normalissime, persone nel Mar Amures, dove praticamente il trattore è sconosciuto, perché ancora si viaggia coi cavalli, ancora si viaggia coi carretti come una volta. Insomma, una serie di immagini anche scattate a Milano, e io penso che queste fotografie poi vi possano anche dare l'idea di come un fotografo possa interagire con le persone che incontro. Anche un'ultima serie, poi non ve ne do più perché sennò vi dovrei dare l'intera documentazione mia, una serie di ritratti che io ho fatti a personaggi che ho incontrato e di volta in volta invitavo nella mia sala di posa. Grazie. Thank you.
Ringraziamo il signor Fiosetti per la sua disponibilità e per la sua cortesia. Grazie. Grazie a lei e io mi auguro se qualcuno poi ha bisogno, consigli di qualsiasi tipo di genere a livello fotografico, che possa venire ad interpellarmi. Sarò completa disposizione per aiutarlo. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo incontro.